Non so se vedrete mai questo video, non so neanche se sarà tipo, sembra un diario, un video diario di confessioni. Forse ho toccato veramente il fondo a sto giro. In questo momento sono agitato, il mio futuro sarà molto incerto, ve lo dico già, perché tutto quello che ho combinato in queste ultime 2 settimane all'oscuro di Debbie forse mi porterà verso il baratro. Lo scopriremo tra pochi minuti. Allora, mi hanno appena scaricato un pacco che attendevo già da un po', gli sono stato dietro ed è una follia totale e ora che ce l'ho qua a 1 metro, credetemi, mi tremano pure le gambe. Ok, è meglio che non ci giro tanto attorno. Ho acquistato una bara. Ho acquistato una... Un Stai facendo? video. Cos'è sta merda qui? Cos'è tutto sto Ho bordello? Che video comprato una fai? roba. Ho comprato un oggetto particolare. Io guardo la tua faccia e già mi viene il nervoso. Io guardo questo video e già mi viene il nervoso. Se faccio 2 più 2 Non è... ho il Attenta, nervoso. aspetta, non è come sembra. Ma va a cagare. Cosa hai Cosa? preso adesso qua? Cos'è sta roba? Me la porti in casa? È troppo grande. Poi è tutto sporco. Non la porti. Ma sei fuori. Ho comprato Tu. una bara. Ma è? È Ma una bara. vattene a fanculo, va. Ma dai, va. Ma che cazzo. Ma sei fuori? È una bara. Voglio provare... Cioè, è una storia lunga. Perché sai già la fine che farai? Come per quello. È un po' Ma no, pesante, ora. però. E quindi cosa vuoi da me? E voglio portarla su nello No, studio. no, no, Voglio provare a fare un no, no. esperimento. Voglio capire. Un tizio su internet se ne voleva disfare. Dice che da quando è un collezionista, da quando se l'è portata in casa E devi fare succedevano cose una strane. bara in casa Sì, una bara mia? vecchissima, in Mia? Dai, legno. Devi vedere che figata. Mi aiuti a va, Paul. portarla su, per favore? Ma peserà 60 kg. Io ho una bella idea, se vuoi la apro qua, aia, ti ci metti dentro No, no. e stai qui tu, No, no, qui, no, qui. no, no, no. Portiamola nello studio. Voglio vederla. Stavo già togliendo tutto sto pluriball e tutto quello che c'era. Me l'hanno impacchettata bene, ma voglio capire se è intatta e tutto. E deve essere Sto terrificante. gelando, senti. Arrangiati fino a qua, se vuoi le scale t'aiuto. Non è andata così male. Però che capperò, cioè, voi non potete capire. Una bara vera. Adesso cercherò il modo di convincerla a portarmi questo oggetto sopra nello studio e dopodiché inizierò degli esperimenti e vi racconterò bene la storia di questa bara. Va bene, andiamo a vedere il diavolo se è di buon umore. Sì, arrivo. Va bene. Dai, sono proprio curiosa. Dai, per favore, non vedi che sono già incastrato? Pesa. Ma scusami, hai Io rompo voluto la il ghiaccio. bici? Cosa mi rompi pure? No, 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 Lo sai che aiutarti no. Cosa stai mi facendo? stanno cedendo le gambette di pollo. Lo sento, lo sento, lo sento, le ginocchia stanno andando giù. Porca miseria. La pazienza, la pazienza, la pazienza, la pazienza. Se tiri, cade. No, 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 deve rompersi. Ok, vedi che Pesa, tosta. che tosta, non l'ho mica voluta io. Adesso però portiamola su. Poso il telefono, se no porto, sai cosa porto su? Vabbè, posa il telefono. Raga, sono spaccata le mani. Spaccata le mani. Tremano ancora, Io guarda, a spero che non sia portarla su. spaccata la bara. Ma perché dovrebbe? A parte che se quasi si è spaccata, sono quasi contenta. Io, Paolo, sai che dopo di questa devi veramente farti perdonare. Ma proprio Pensavo farmi tanto. curare. Ma quello è penso sia scontato. Però lo sai, vero? Cioè, devi veramente farti perdonare. Perché io pazienza ne ho veramente tanta, eh. Ma veramente tanta.
Dove l'hai trovata questa Ambaradan? Su internet. Beh, fin lì. Un collezionista. Non penso che sia andato al cimitero. No, praticamente c'era un collezionista di oggetti esoterici, ma non uno, cioè, legato al paranormal. Colleziona oggetti antichi. Okay. Se hai acquistato questa bara, da quando se l'è portata nel museo, in casa comunque, succedono cose strane. Ha messo un annuncio, io l'ho monitorato un po', gli ho fatto un'offerta e lui l'ha accettato. E quando vogliono disfarsene così è perché magari c'è qualcosa di veramente potente. E allora ho detto, è il mio momento, mai più. Certo. Poi però te ne sbarazzi anche tu. Però io l'ho vista solo in foto, quindi adesso... Oh, santo Dio. No, vabbè, Paolo, ma sei fuori? Ma sei fuori? Beh, cosa credi? Tu hai dei problemi. Hashtag tu hai dei problemi. Sicuramente non era un clickbait. Te l'hanno rotta portandotela, spero di sì. C'è qualche chiodo sollevato, ma è tutto a posto. Un po' qua. C'è niente dentro, vero? Un chiodo arrugginito. Ma aiuto. Oh, santa miseria. Ma Paolo, io non so, veramente, secondo me, posso dirtelo? Che t'ha bellamente fregato. Perché? Boh, mi sembra una roba un po' così. Come un po' così? Ma un po' parei. Cioè, il coperchio è bello, eh. E d'impatto. Ma non è una bara di quelle dei morti di adesso, Ma va? Cioè, non è quelle... Grazie. Con le maniglie a posto. Questa è una bara di un cimitero marcio. Legno, dove c'erano ancora una volta i becchini che ci davano quei chiodi, boom boom, ti facevano la cassa da morto. Beh, sicuramente qua il morto dentro non c'è stato. C'è stato il morto. Ma che cosa stai dicendo? Lui ha detto quello, lui ha detto che è stata usata. Sì, vabbè, non ti ha detto per cosa, magari l'ha usata, no, come tavolino. Non so, arredamento macabro. No, è stato usato. L'unica cosa che ha perso. Cosa ne vuoi fare adesso? Cosa ne vuoi fare adesso di sta roba? Che se viene mia mamma a riprendersi i cani che sono sotto, prendo l'infarto. Cosa meglio? Io so cosa voglio fare. Voglio passarci la notte dentro. Cosa? Dentro, di fianco. Perché allora, ascolta, tu quella roba lì in camera da letto te la scordi che me la porti. Io non dormo con una bara vicino al letto. Io stanotte mi metto qua. Ok, allora tu mettiti pure qua tranquillo, a me non me ne frega niente. Io non mi metto qui, Io me ne vado nel letto e dormo. Non dormo sicuramente nella bara. Ma tu hai... Quando accenderò l'M1, stai ancora un attimo. Solo per vedere così. Se fa... Pum. Poi io vado a dormire in camera. Sì. Giuro. Non sto a dormire. Tantomeno con la bara vicino al letto. Oppure con il... cioè, mettermi qui a guardarti te che dormi lì dentro. Anche perché mia mamma qui ha lasciato tutta la sua roba, non ho neanche lo spazio per mettermi a dormire qui. No Paolo. E quel divano duro te lo lascio. Va bene, dai, io preparo, metto un po' di telecamera e poi ti chiamo quando comincio a fare due esperimenti. Ma sai che figata, non ci capita mai più una bara. Io ho già mal di testa, guarda, io ho il nervoso, ho proprio il nervoso perché mi devo trattenere. Te ne direi tante. No. Tante te ne direi. Va bene, io vado, Cioè, fai tu, vai, non io interessa. Io metto i cavalletti, metto un po' di cose. Ok, ho piazzato un po' di telecamere in giro. Mi sono fatto l'ambiente giusto. Che bello, raga, mamma mia. Pazzesco. Wow, pazzesco, questo Halloween. Inizia proprio col botto. Vero? Adesso però sono curioso. Oh, ho già un freddo. E non lo so. Io sono curioso perché ho tante cose da scoprire. Quel tizio è stato troppo vago e ho troppo una voglia di rivincita nei tuoi confronti, sai? Cioè? Perché tutte le volte t'ha trollato, t'ha preso per il culo. Ma io t'ho già messo l'M1 lì dentro. Brava. Vedi che comunque ti do un po' di beneficio del dubbio. Infatti. Io non so a chi parlare. Cioè, io è angosciante, cioè... A un eventuale morto che c'è stato lì dentro. Ma non voglio parlare, ma non voglio pensare che c'è stato un morto qua dentro. Eh no, e che cos'è? No, perché per me non è così. L'hanno usata per altro. Ma per cosa? Scusami, ma che uso ne fai? Come Bob sulla neve? No. Alternativa. No, però secondo me no, non c'è stato nessun morto. Vedrai. Che sia usurata si vede. Sia vecchia altrettanto, ma... Non posso neanche chiedere se c'è qualcuno qui con noi, perché sennò... C'è qualcuno lì dentro? Qui dietro c'è un party nel museo, ma... C'è qualcuno lì dentro alla bara?
Oh! Ma sei fuori? No, sei fuori? No, no, sono dentro. Alla bara? Ti starà rispondendo. No, 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 no. Ma c'è qualcuno steso nella bara? Lì dentro? Sì? Mi rispondi? Visto non c'è niente, era pura casualità. Sì, sì. C'è un'entità legata a questa bara? Se sì, può farcelo capire. Puoi passare vicino a quello strumento nero? Anche perché quello che mi sta più sulle palle è che non so la provenienza. No, scusami, dove l'hai ordinata non c'era... Da dove te la spedivano? No. Beh, sì, un'incognita. Ah, no, sì, dove me l'ha spedita, sì, certo, no, no, e non so dove l'ha fatta questa bara, perché il tizio che me l'ha venduta non sapeva. Ah. No, no, l'origine. Ho capito. Eh no, sì, l'indirizzo del tipo, certo che lo so, ma mica l'ha fatta lui. Ma, vabbè. C'è qualche entità legata a questa bara? Perché succedono cose strane. Allora, mettiamola così. Io non credo che ci sia qualcosa di strano legato a questa bara, ma Paolo sì. Quindi, per favore, io voglio dargli fiducia, ok? Voglio credergli. C'è qualche presenza all'interno di questa bara? Se sì, può illuminare questo strumento nero appoggiato lì dentro? O se gli dà fastidio, può anche scaraventarlo via? Per quanto mi riguarda. Ma se lo scaraventa via, voglio proprio vederti, ma... Mi scaramento via anch'io da sola, però. Ah, ecco, sì. C'è nessuno? Ascolta. Io vorrei avere una comunicazione con lo spirito legato a questa bara. Stanotte. Non mollerò la presa facilmente. Anzi, penso che la userò stanotte. Ci dormirò dentro. Mettiti almeno, toh, guarda, mettiti almeno questo e ti porto una coperta, perché... Paolo... Ma che coperta? No, Paolo, dai. Non so, portami anche una corona di fiori. Ma da un attimo in giardino. No, però, veramente, ti metti questo. Ma sì, io quello me lo metto. Così, una coperta te la porto. Cioè, no. Cioè, mi piglia male. Io non ti voglio vedere, mi fai pressione. Sarà molto difficile la comunicazione? Non lo so. Perché non mi rispondi e hai risposto subito? Non è, sei mica uno di quelli che non prende ordini. Hai risposto a me perché gli sto simpatico. Immagino. Sei un uomo? Se sì, puoi illuminare lo strumento nero, per favore. Sei una donna? Cos'è, non è niente? Non è né uomo né donna? O non ci vuole parlare? Beh, un o corpo ce l'avevi. O semplicemente non c'è niente. Io... L'unico modo per scoprirlo è passarci la notte. Ti dico, passaci pure la notte, io me ne vado di là, in camera, perché... A parte che qua dentro si gela, non capisco per quale motivo si gela, e quindi io me ne vado di là. Se hai bisogno mi chiami. Va bene. No, ma poi non ti voglio vedere, cioè non ti voglio proprio vedere sdraiato lì dentro. Mi piglia malissimo, ma proprio malissimo, malissimo. Freddo. Va bene, magari provo qualche strumento, qualcosa. Sì, cioè, la coperta... Dov'è la coperta? Là. Dov'è là? Quella là, che fa pandan col cucino. Ah, vabbè, sì, ok. Va bene. Io vado a Nanna Polvere a mettere. Tu... Va bene, ti faccio sapere come va. Sì, o se no ti vedrò arrivare. No, come arrivare? Pian piano, e infilarti sotto le coperte. Ok. Fa cosa vuoi. Ciao. Buona Nanna. Eh?
Buona nanna. Sarà piuttosto del previsto, eh? Ma chi la dura la vince. Ok, prepariamoci il letto. Molto bene. Allora, devo dire che mi fa un po' senso. Cioè, infatti, proprio buttarmi adesso a capofitto, attenderò ancora un secondo. Più che altro voglio capire, quello che vorrei veramente capire è perché Debbie ha preso questa roba qua, che mi sta rompendo le palle, una roba indecente. Però, vabbè. Allora, vediamo se sei un osso duro. Ora che siamo soli io e te, perché non comunichi? Non mi dai un segno della tua presenza? Non mi dai la prova che non ho comprato solo un pezzo di legno per accendere il camino? C'è qualche spirito legato a questa bara che vuole comunicare con me? Dammi un segno della tua presenza. Puoi passarci vicino, puoi interagire, puoi toccarla. Anche perché se è tua, avanti. Bravo! Bravo, 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 bravo! Puoi tranquillamente interagire con qualunque oggetto in questa stanza. Anzitutto mi piacerebbe capire se sei un uomo, se sei una donna. Sforzati. Se sei un uomo, passa davanti a questo strumento. Ma sei una donna allora? Ma raga, questa cosa mi stava andando fuori di testa. Cosa vuol dire che non sei né uomo né donna? Guarda, ti facilito la comunicazione. Proviamo a accendere la nostra app. Allora. Ok raga, ho acceso il REM. Puoi anche comunicare con questo strumento. Puoi dire quello che ti pare. Per il momento mi basta instaurare una conversazione con te. Aumentare. Hai bisogno di tempo? Per prendere energia? Guarda che qua ne hai quanta ne vuoi. Togliere. Allora, uno, c'è stato un rumore là dietro. Due, togliere. Togliere cosa? Ah, ti ha dato fastidio che ti ho tolto il coperchio? Interessante. Stasera. Stasera io e te magari ci divertiamo. Ti ha dato fastidio che ti togliessi il coperchio? Spiegami solo questa cosa qua. Imporre. Forse mi dà fastidio che mi imponga. Beh, senti, io non so che approccio avere con te, manco ti conosco. Però invece mi piacerebbe capire chi sei. Oh, bene nanna, ti sento da là. Sto cercando di interagire. Ho capito, non urlare, ti prego. Se no ti ho la paglia. Abbagli in continuazione. Per favore, dai. Va bene. Ok. Ciao. Adesso vado anch'io a dormire. Sì, ma non urlare, per favore. Va bene. Ok, vedo che sei un po' così, eh? Ha dato una leggera sbrillata. Sei un po' misterioso, ma ci sta. Alla fine è bello scoprire man mano le cose. Forse devo mettermi dentro. Magari. Allora sei d'accordo su questa cosa? Vediamo che impatto ha, ragazzi.
presto per fare una roba. La tua intesa, intanto, non sarà né la prima né l'ultima.